you know, when an object becomes part of the culture, its image and the real thing get completely separated. And it exists because it's part of the culture, but it could all equally not exist. So it's like a hallucination. Presentiamo quest'anno a San Giorgio in occasione della Biennale, è una mostra dedicata a Mark Twain, uno dei più grandi artisti inglesi oggi viventi. Si tratta di 54 pezzi, tutti per diverse ragioni monumentali. Basta pensare alla grande statua di Alison Leper che si erige sul sagrato della chiesa, basta pensare alle conchiglie enormi che costeggiano questa banchina per rendersi conto che, diciamo, che non c'è nulla di ovvio o di tradizionale. Non sono opere che si appendono come un quadro al chiodo. Ognuna di esse ha bisogno di spazio per respirare e di un contesto particolare che le esalta. Io credo che a San Giorgio, dove stavo molto occhio, ormai praticamente metà dell'isola, si è riusciti a trovare per ogni opera il luogo giusto che ne esalti le qualità.